Ciao, io sono Shido. E io Meiko. E oggi siamo qui per fare la sfida IQ. In cosa consiste questa sfida? Praticamente noi abbiamo finito di vedere la prima stagione di IQ, sì. E dovremo creare la nostra squadra più potente possibile. Quindi ho messo una grafica con dei personaggi, delle squadre principali che hanno giocato nella prima stagione di IQ, e inoltre ovviamente dovremo tener conto delle capacità dei personaggi che hanno solo nella prima stagione, perché probabilmente ci sono personaggi che magari migliorano e sono più forti, quindi questo non teniamo in conto di ciò che sanno fare dalla seconda stagione in poi. E in cosa consiste questo gioco? Ognuno di noi ha un dado, noi dovremo lanciare un dado, il numero più alto vince e chi vince ovviamente sceglie il primo personaggio. E quindi faremo ogni turno, faremo il lancio dei dadi per decidere, insomma... Ognuno la propria squadra. Esatto. Allora, sai come è composta una squadra di pallavolo? Yes, dovrei. Ok, dovremmo scegliere due centrali, tre schiacciatori barra ala, di cui uno deve essere opposto, un palleggiatore, naturalmente, e un libero. Libero. Bene, come potete vedere nella grafica abbiamo tutti i personaggi del Karasuno, dell'Oba Josai, del Nekoma e del Dateko. Yes. Stavo per dimenticare Dateko, una delle mie squadre preferite. Ok. Direi quindi di iniziare a lanciare il dado? Direi. Ok. Due. Uno. Ole. Allora, bene, inizia Meiko. Domanda, ma io posso iniziare dal libro, dal palleggiatore, dalla sora? Da dove vuoi, tu puoi iniziare dal personaggio che ritieni più forte e che quindi non vuoi far prendere a me. E quindi giustamente via via sarà così. Spero okay. Che tu abbia già in testa quali personaggi scegliere. Allora. Allora, io ho un debole per Tobio Kageyama. Primo errore mentre lo nomino. Allora, ho un debole per Tobio Kageyama, quindi non me lo lascio sfuggire e lo metto subito in squadra. Quindi scegli il palleggiatore? Sì. Tu non sai usare Photoshop? No. Devo scegliertelo io. Giusto. Non puoi, cliccare il personaggio. Cioè, si può fare, però non l'ho messo perché sennò... Stavo cercando di quindi capire. Quindi tu scegli il palleggiatore Kageyama. Yes. Io so tutto quello che deve scegliere Meiko. Ho la contromossa. Ok. Mettiamo il palleggiatore qui. Ale. Perché conosco la rotazione... Avendo giocato a pallavolo. Ok, vabbè, hai scelto un ottimo palleggiatore, devo ammetterlo. Ora tocca a me. Ok, devo ovviamente scegliermi un giocatore. Io inizierò dall'ala. Davvero? Certo, dallo schiacciatore. E soprattutto inizierò dal mio ruolo preferito, che è l'opposto. Quindi, scelgo, mi dispiace, ma lo voglio scegliere, il mio caro Daichi. Capitano. Il capitano. Esatto, e me lo metto come opposto perché l'ho posto. Del Karasuno, sì. Il capitano del Karasuno. Quindi questa è la mia prima scelta. Mm-hmm. E quindi sì, per il momento, vabbè. Lanciamo un'altra. Yeah. Tre. Uno. Non è possibile. Ale. Sempre in vantaggio, Meiko. Allora. Visto che... Kageyama... è in coppia perfetta. Con... dimentico sempre il nome. Il suo nome. Ricordamelo. E non so di lui. Lui. Hinata. Hinata. Scelgo Hinata. Quindi scegli il tuo centrale. Yes. Con tutti i centrali scegli Hinata. Ok. Certo. È una bella coppia con Kageyama. Quindi. Se non sbaglio... Sì, Hinata di solito si trova qui. Sì. Va bene. Quindi Meiko ha scelto il suo centrale... E quindi io scelgo il mio centrale, giustamente. Sì. E scelgo per la prima stagione di Akio, ricordo sempre bene, quello che ritengo uno dei centrali migliori. E quindi scelgo Aone, del Dateko. Ah, sì, sì, ho capito, sì. E quindi, sì, questa è stata la mia scelta. Ok. Andiamo avanti? Ah. Se vuoi anche giustificare le tue scelte... 4! Non ci credo, 3, ok, va bene. Allora, vediamo un po'. Al momento qui siamo pari.
Sì, al momento siamo pari. Secondo me, io sono un po' indecisa. Vorrei un'ala. Mm-hmm. E vediamo chi prendere. Mm-hmm. Sono tutti bravi, tutti forti. Sì. E se prendo un altro del Karasuno, va a finire che faccio la squadra del Karasuno. Tranne Daichi. Tranne Daichi. Che è il punto forte del Karasuno, perché lui è in grado di ricevere. Quindi... No, vorrei una squadra comunque... Mista. Certo, il bello è creare una squadra... Certo, quindi prenderò un'ala, ma non del Karasuno. Okay. Prenderò un'ala del... dei gatti, dimentico sempre. Del Nekoma. Ah, ok. Come si chiama quello con i capelli a bicolori, a due colori, con la cresta centrale? Dovrebbe essere Yamamoto. Il tizio là. Quindi... Io non ricordo. Confermi come ala... Yamamoto? Sì. Ok. Dove te lo metto? Destra, sinistra? Vabbè, uguale. Sì, penso... sì, no, ma infatti... Che sia uguale comunque un'altra ala. Va bene là. E sì, ammetto che era una delle mie scelte perché sa ricevere. È una gamba. Ora, c'è da dire che i personaggi del Karasuno del Nekoma sanno ricevere tutti quanti. Quindi avevo in testa di mettermi proprio lui perché è in grado di ricevere. Quindi la mia difesa sarebbe stata impenetrabile. Uh-huh. A te. Eh sì. Quindi o mi prendo direttamente il palleggiatore. Ah già, tu non hai ancora il palleggiatore. No. Oppure mi prendo l'altra ala e mi proteggo l'attacco. E credo che farò così. Perché ho bisogno di un attacco veramente forte. Forte e comunque è un personaggio che in parte è anche bravo nella difesa, rispetto magari alle altre ale che sono rimaste, che in ricezione magari sono un po'... Vabbè, no, quelli del Nekoma effettivamente sanno ricevere tutti, però, eh. Però... siamo nella sezione ala, sì? Quindi dove si trova? Dove si trova? Eccolo qui. Perché io scelgo il Waucho come ala? Ah! Eh sì. Ah, non me l'aspettavo. Davvero? Eppure è una... È un asso molto forte e comunque mi serviva l'asso. Sì, sì, e forte, quindi sì. Ho scelto lui. Si gira. Andiamo avanti. 6. 1. Ok. La rendo facile a Meiko e le do campo libero e quindi scelgo il mio palleggiatore. Ma credo che sia ovvio il palleggiatore che sceglierò, visto che è il palleggiatore più forte della prima stagione. Ed è Oikawa, ovviamente. Uh-huh. Dove si trovano i palleggiatori? Eccolo là. Di là. Quindi ho... Oikawa che con Iwa Izumi sì, è con potente. Sì, con Iwa una bella sì, coppia, sì. E poi ho una buona difesa col mio centrale e bla bla bla. Tocca a te. Ok, allora, vediamo. Credo che prenderò il prossimo centrale. Ok. Ok, ok. Allora, vediamo un po'. Hai delle buone scelte. C'è Tsukishima che mi piace molto. Mm. Tsuki è uno riflessivo, è uno che, sai, è uno stratega, però rischio di prendere un altro del Karasuno e ho detto che non voglio prendere un altro del Karasuno, quindi andrò... ma io voglio quello del Nekoma. Adesso sono due del Karasuno e due del Nekoma. Mm. Ma non importa. Se vuoi prendere... Credo che prenderò Kuro. Ah, sono sorpreso! Hai fatto un'ottima scelta, devo dire che hai fatto un'ottima scelta e non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo perché poteva essere anche una delle mie scelte. Quindi sì, aspetta un attimo, ti alzo un po' l'oro perché... dove si... che li chiamo? Ok. Ecco, non mi piaceva che erano più bassi. Sì, avevo notato, sì. Ok, quindi ti manca l'opposto, ti manca l'ala, mi manca... Beh, ti sei preso due centrali, quindi posso starmene tranquillo con i centrali. Certo. Mi manca un'ala. Ti mancano due ali, di cui uno non due ho ali posto. Un sì. Ora, sto pensando a...
Ah, niente, dobbiamo lanciare il dado. Ah, è vero, è vero, è vero. Wow. Wow. Uno. Si ripete. Certo. 3. 6. Ok, scegli di nuovo. Allora, un'ala. Ovviamente. No, non è ovvio, però. No, c'era anche il libero, però. Dico la verità, i liberi sono tutti bravi, quindi. Per ora sono tutti liberi. Dico la verità, io ho due liberi che potrei scegliere. Forse tre. Però, sì, non mi preoccupo perché... Sì, credo che andrò più sull'ala adesso. Poveri liberi. Poveri. Lasciati lì. Lasciati lì. È perché sono allora, tutti bravi. Prenderò... Allora, c'è quel tizio lì... Che ha gli occhi sempre dormienti, non ricordo il nome. Gli occhi dormienti? Sì. Ma di che squadra? Del Dateco. No, scusami. Okay. No, non del Dateco. No. Del... come si chiama la squadra? Nekoma. Del... No, 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 l'altra. Come si chiama l'altra squadra? Loba Josai. Esatto. C'è il tizio con gli occhi sempre. Sembra che dorme. Aspetta. Chi dei due? Quello di destra. Questo? Mm-hmm. Sul serio? Mm-hmm. Ma non ricordo il nome. Cioè, Kunimi. Però è molto bravo. È uno in gamba. Sul serio? Sì. Allora, Kunimi... Ok, se lo scegli io te lo metto... Perché? Non è... Vabbè, non è un opposto innanzitutto. Te lo metto, ok, Kunimi... Ma mi serve un opposto. Sì, ma puoi mettere tu. Però voglio dire... Ok, Kunimi è quello lì che agisce quando gli altri sono stanchi. Esatto, è necessario. Però c'è da dire che con Kageyama... agisce ben poco. Devono, insomma, cercare di andare d'accordo. Io sono l'allenatrice e li spingerò ad andare d'accordo. Ok, sono rimasto sorpreso. Basito. E sono indeciso. Allora, sono indeciso perché o mi prendo uno schiacciatore del Nekoma che è anche capace di ricevere, o me ne prendo uno del Dateco che è in grado anche di murare. Per potenziare il mio muro di ferro. Mm-hmm. E... Perché alla fine l'altro centrale che voglio ce l'ho. Mm-hmm. Sì. Sono veramente indeciso. Allora, siamo nella sessione ala, sì. Per cui... Ora, in ricezione sto messo bene perché Dai ci sa ricevere molto bene, i Uezumi anche, e alla fine anche Kawa è bravo. Se non sbaglio, non ricordo quale dei due sa fare anche servizio con il salto. Quale dei due... Se non sbaglio... Perché c'è Futakuchi e c'è... Takehito, se non sbaglio si chiama, sono questi due, sì. E quindi ma alla fine penso che si equivalgano, quindi prendo lui, dai. Si chiama Takehito perché sennò poi mi devo prendere Tanaka, però nella prima stagione non è eccessivamente bravo. È vero. Cioè sì, è bravo, però ha dei difetti. C'è sempre però lui, come si chiama? Asai. Asai è uno che mi piace molto. Però nella prima stagione sì, è bravo. Preferisco rinforzare nella prima stagione. Preferisco rinforzare il mio muro di ferro. Certo. So già chi scegliere come ultimo centrale, quindi facciamo un tiro. Andiamo. 3. 2. Ok. Potrei effettivamente scegliermi il libero. Uh-huh. Potrei scegliermi il libero. E qui darò una scelta che nessuno si aspetta. Vediamo. Nonostante mi piaccia molto... Oh.
Nishinoya. Io scelgo Watari dell'Obajosai. Per un motivo specifico. In realtà i liberi nella prima stagione sono bravi tutti quanti. Ho capito perché. Però lui, nel caso in cui non, cioè il palleggiatore magari non è in grado di alzare la palla, di alzare esatto, la palla, sì, può farlo lui. E quindi, diciamo, ha una spinta in più rispetto a Nishinoya. Quindi me lo metto come libero. Per questo facevo sì, palleggiatore. È anche un po' sì, palleggiatore. È anche un po' palleggiatore, sì. Bene, bene. Tocca a me. Tocca a te. Allora andrò sull'ala, perché visto che ormai è libero, ce l'ho libero, quindi so anche chi sarà. Sono molto scontata, ma non importa. Sceglierò l'ala. Mm-hmm. E scegli. So già che scegli. Non lo sai. Sì che lo so. No, non lo sai. Va bene. Ah, sai. Hai visto? Io lo sapevo. No, va bene, è un'ottima scelta. Ma sì. Tu hai scelto quindi tre membri del Karasuno, io ho scelto soltanto uno del Karasuno, il capitano. Sì, era quello che volevo evitare però. Allora, io scelgo il mio centrale e... aspetta, dobbiamo... Vabbè, non serve a niente lanciare il dado adesso. Perché tanto io posso scegliere solo il libero, quindi. Vabbè, non fa niente, dai, mi hai scelto sei. Sei. Ok. Uno. Ok, tre. E quindi, sì, scelgo il mio centrale... Veramente la scelta era proprio ovvia perché è uno dei miei preferiti, quindi scelgo Inuoka. Ah sì, sì vero, sì. Centrale del Nekoma, molto bravo, in grado di fermare la veloce bislacca del Karasuno, di Kageyama Hinata, e inoltre, essendo del Nekoma, è bravo anche a ricevere, e quindi ho scelto lui. Ora tocca a te, scegli libero. In pratica sto pensando che la mia squadra è il Karasuno, perché scelgo Nishinoya. No, ma è un'ottima scelta. È un'ottima scelta e... Non riesco a metterlo come voglio dire. Okay. Ok. Ok, hai scelto Nishinoya. Mm-hmm. Allora, vediamo un po'... Esaminiamo un po' le squadre. Secondo te quali sono i punti di forza della tua squadra? E anche i punti di deboli, non so. Kageyama è un punto di forza. Ok, sì. Il rapporto tra Kageyama e l'opposto è un punto debole. Sì. Perché bisogna tener conto anche di questo. Mm-hmm. Asai ha i suoi pro e contro, quindi metà in metà. Però Hinata è... mi sono ricordata il nome. Hinata, mm-hmm, Hinata comunque è un punto di forza quando non hai il morale a terra, però. E invece i tuoi sì, punti di forza e debolezza? Per quanto mi riguarda, non trovo punti di debolezza. No, scherzo. Posso dire che Inuoka magari ancora all'inizio, quindi non è al massimo della forma rispetto a tutti gli altri, però posso dire che il mio palleggiatore dà il 100% di tutti i miei schiacciatori. È vero, sì. È in ottima relazione con i Uezumi, però credo che anche con gli altri due riuscirebbe, cioè gli altri due che sono il centrale Aone e l'altro schiacciante della... Ah, come si chiama la squadra? Tu hai Daichi? Del Dateco. Ah, del Dateco. Sì, sì, sì. Del Dateco riesce a dare il 100% a tutti e due gli schiacciatori e anche secondo me a Daichi. Nella difesa sto messo bene perché sanno più o meno... Tre dei miei personaggi sono ricevere. Forse quattro con Oikawa e ho il libero anche che sa ricevere. Ho il muro di ferro sostenuto da un altro centrale che è molto veloce e sa magari sa bloccare le veloci, sì. Ho Daichi che è un ottimo in ricezione. Non è vero. E sì, cioè credo che la mia squadra sia più forte molto della molto più sì, equilibrata della tua. Sì, è vero. C'è da dire che tu hai un punto di forza che non hai menzionato, che è Yamamoto, che è veramente un ottimo asso e sa anche ricevere molto bene. Per il resto, sì, se fosse stata stagione magari più avanti, sarebbe stato forse delle scelte un po' diverse. Però in generale, e tu hai Kuro è un ottimo centrale. Ah sì, è vero. Ed è anche il capitano del Nekoma. Sì.
Quindi è veramente molto molto bravo. E riuscirebbe sicuramente a fare. È molto più bravo di Tsukishima nella prima stagione, c'è poco da dire. E quindi. Sì. Hai scelto bene. Secondo me i due centrali più bravi della prima stagione sono Aone e Kuro. E Kuro. E Kuro, sì. E poi vabbè. Io direi che magari diceci voi nei commenti secondo voi chi è la squadra più forte, se magari abbiamo fatto delle scelte sbagliate oppure no. Per il resto è stato divertente. Molto. Bene, se vi è piaciuto allora mettete mi piace, commentate, ovviamente condividetelo con chi vi pare, anche con i fan di Eikyuu magari. Eh certo. E se c'è un personaggio che non abbiamo scelto e che magari è il vostro preferito, ci dispiace. Ci dispiace, diteci chi. Diteci chi. Magari vogliamo fare una menzione onoraria a qualche personaggio oppure no. Allora io potrei fare una menzione onoraria magari a... A me, io Kenma perché a me piace molto anche Kenma. Ok, io Tanaka perché mi piace moltissimo. E in alcuni punti lo preferisco rispetto a Asai. Perché Asai è vero che sa togliere, cioè voglio dire sa superare un muro a tre. Sì. Però non si vede mai fare delle cose tipo... Una linea, una in inglese è una straight, no? Quando tu schiacci la palla per farla finire nella linea del muro, superando il muro. Una parallela. Una parallela, esatto. Quindi sì, si vede sempre che riesce a fare delle parallele precisissime. Però vabbè, a parte questo... E inoltre anche nella ricezione non è male perché riesce a salvare un sacco di palloni difficili. Si vede un sacco nella serie che riesce a salvare un sacco di palloni difficili, tipo quelli che stanno andando per finire fuori campo quando lui si trova in seconda linea. È vero. Comunque, vabbè, a parte questo... Sono tutto sommato soddisfatta della mia squadra. Mm-hmm. Bene. Vogliamo scegliere come bonus... Sì. Come si chiama? Un pinch server? Ok. Allora, il pinch server... Lo vuoi scegliere? Con come il bonus? Dado? Con il lanciando ti do il vantaggio. Ti do il vantaggio. Allora, Yamaguchi no. Ok. O forse sì. Ma poi ho il Karasuma praticamente. Allora, io come pinch server scelgo... lui potrebbe andare? Lui potrebbe... E che non fa dei servizi granché. No. Potresti scegliere uno che è bravo a fare dei servizi. Uno dei due. Se non sbaglio, sì. uno di loro due. Uno dei due. Allora, io sono sicuro che il Dateco è bravo nei servizi con salto. Perché fanno vedere che fanno i servizi con salto per... mettere in difficoltà la ricezione avversaria. Quindi secondo me ti conviene uno del Dateco. Eh sì. Ok. E non mi ricordo come si chiama. È lui. Ok, lui è il pinch server, ammettiamolo. Sì, lo dai. Mettiamo. Ma anche qui. Sopra il libero. Sì, si va capisce. Bene, dai. Ok. Allora, io faccio una scelta un po' sballata. Ah sì? O forse sì. Ora. Dico la verità, io sceglierei Sugawara, però in vista di ciò che so dopo, che è un bravo pinch server alla fine. Ah, certo. Cioè, in più episodi, poi si vede che lui fa da pinch server per fare poi il doppio palleggiatore. Però giustamente siamo nella prima stagione, sarebbe sbagliato, però abbiamo detto ammettiamo, di tenere conto. Esatto. E quindi... potrei scegliere effettivamente è inutile, il Dateco non è male perché effettivamente potrei scegliere il palleggiatore del Dateco. È una squadra molto forte, a me piace. A me piace molto, anche se ho un debole comunque sempre per i gatti, per il Nekoma. Lo dico più volte, cioè l'ho detto più volte durante la visione della prima stagione. Sì. Ah, lui? È lui il palleggiatore del Dateco, sì, ok. Sì. Non ricordavo. Però non so se sa fare i servizi con salto. Ammettiamo che sa fare i servizi con il salto, altrimenti non saprei.
perché potrei scegliermi anche l'altra ala del, sempre del Dateco, che è in grado di fare servizi con salto e stiamo a posto. Perché non mi ricordo se il palleggiatore del Dateco sa fare i servizi con salti. L'ala sono sicuro. Futaku ci sono sicuro che sa fare servizi con salto. Allora prendine uno di cui sei sicuro. Vabbè, facciamo che lui è il mio pinch server. Però sì, al massimo potevo scegliere anche Yamaguchi, però giustamente non è in forma nella prima stagione. No, nella prima non stagione Yamaguchi fa molti errori. Fa molti errori, quindi non è in grado di... Ok, vabbè, questo è stato un bonus. Comunque, spero che... Insomma, praticamente il Dateco... L'ho scelto tutto io. Tu il Dateco. Cioè, proprio il Dateco a me piace un casino. Caraso, no? Vabbè. Quindi noi ci salutiamo qui. Spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, commentate, lasciate un mi piace e condividetelo con tutti i fan di IQ. E noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao! Ciao!